domanda. Assegnare solo due marcatori per ogni generale mi sembra un po' riduttivo. Riduce notevolmente la possibilità di impartire ordini a proprie formazioni e unità. Ad esempio, se volessi impartire l'ordine di movimento a un intero corpo d'armata, posso farlo solo dopo numerosi turni. In termini di tempo ci vogliono 2-3 ore solo per dare ordine di muovere. Che cosa rispondi a questa scelta? Che disgraziatamente a quell'epoca non c'erano né i mezzi meccanizzati né le radio. Di conseguenza, siccome il gioco fa il possibile per ricostruire i limiti comportamentali che erano determinati dai sistemi di comando e di addestramento, non è possibile pensare di fare tutto quello che si vuole. Bisogna inevitabilmente avere dei limiti, altrimenti come giocatori facciamo troppo e non rispettiamo la storia del periodo napoleonico. Quindi diciamo che fa parte proprio della ricostruzione storica il fatto che ci Esattamente. vogliano effettivamente delle ore di Ci hanno gioco. messo delle ore a combattere. Oggettivamente la battaglia di Waterloo è una battaglia molto lunga.